Ok, 5-6 anni, come abbiamo già detto, i bambini cominciano a essere un pochino più coordinati, più concentrati, interagiscono di più, hanno dei punti di riferimento, naturalmente conoscono anche di più gli oggetti, quindi sviluppiamo ancora di più la loro coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. Quindi non abbiamo più il cerchio ma abbiamo una bacchetta di legno, quindi saltiamo a gambe divaricate e in mezzo alle gambe avremo la nostra bacchetta jump. Torniamo dietro, chiudo, avanti, jump, torniamo indietro, chiudo, avanti, jump, torno indietro, chiudo, avanti, jump, torno indietro, chiudo. Rimani con le gambe divaricate, Claudia, e da lì provi a saltare mezzo giro in volo. Concentrati, bravissima, ritorna, ancora, prova dall'altro lato, grande, ancora uno, ok, saltiamo alla tua destra, piedi uniti, jump, sinistra, jump, destra, jump, sinistra, jump, prova a aumentare il ritmo, tam, 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 prova a alternare le gambe, tam, 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 ancora, vai un po' più avanti, via, via, avanti, 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 indietro, 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 ancora avanti, ancora indietro e recupera, brava. Benissimo, quindi proviamo a fare delle camminate sugli avampiedi cercando di rimanere perfettamente paralleli alla nostra bacchetta, quindi andiamo su e devi camminare di lato alla bacchetta e dall'altra parte torni indietro, brava, e rivai avanti e ritorni indietro dall'altra parte, quindi che fai? Circoscrivi con i tuoi piedini, ancora avanti, torna indietro, brava, ancora avanti, torno indietro, quindi ci mettiamo di lato e facciamo con la gamba destra, che per voi è la sinistra, una piccola elevazione della gamba, un ginocchio su e uno squat, scendo e ritorno, vai, attraversa e ritorno, ancora, piego la gamba e ritorno, piego la gamba e ritorno, rimani dall'altra parte, cambio, sinistra, vai, ginocchio, giù e su, vai, giù e su, ancora, piego, ritorno, rimani con le gambe divaricate, prendi la tua bacchetta, brava, su le braccia, quindi vado a toccare con la bacchetta le punte dei piedi e su, e bacchetta che toccano le punte dei piedi e su, ogni tanto ricordiamogli che devono respirare. Non è che dobbiamo arrivare a essere adulti per parlare di respirazione, non è che dobbiamo pensare solo allo yoga quando siamo grandi. Loro devono cominciare a respirare. Ancora, Claudia, ultimo. Brava. E quindi con le braccia avanti tese, pieghiamo le gambe, pieghiamo le braccia. E spingo. E spingo. E spingo. Movimenti che abbiamo sempre fatto quando eravamo bambini. Ed è giusto che li ripetiamo. Ok, ancora 4 e ancora 3, forza Claudia, ancora 2 1, rimaniamo giù con le gambe piegate, pronta per saltare verso l'alto, via, jump, 1, jump, 2, jump, 3, salta Claudia, 4, salta ancora, 5 e recupero, 6, perfetto.